Vi diamo il benvenuto alla visione e all'ascolto di questo match di calcio, ovviamente tra le formazioni di Città di Aci, Sant'Antonio e Aquile Calatine. Si tratta della nona giornata del campionato di promozione Girone D. Ecco gli schieramenti, partiamo proprio dai biancorossi: Polessi, Wally, Iannizzotto, Alini, Genovese, Nigro, Amadou, Commendatore, Altamore, Luscica e Bartoluccio. Ecco invece l'undici schierato da mister Platania: Mistretta, Abdullahi, Tamburella, Bonaventura, Lì, Gallo, Vadalala, Zara, Romano, D'Urso e Garozzo. L'arbitro dell'incontro, il signor Emanuele Orlandi, dalla sezione arbitrale di Siracusa, assistito da Vincenzo Donzello e quindi da Giulio Sorace della sezione arbitrale di Catania. Partiti in questo momento. E la punizione, palla centrale pericolosa! Colpisce bene di testa D'Urso, ma manda di qualche centimetro alto sulla porta difesa da Polessi. Ma sicuramente interessante l'esecuzione di questo piazzato ad opera della formazione di casa. Bartoluccio corpo a corpo con Bonaventura che lo ferma, recupera palla però Bartoluccio, cerca di metterlo in mezzo ma il cross è troppo corto, facile, preda di Mistretti. Genovese, ottimo il suo palleggio, mette in movimento Gallo, Gallo verticalizza bene per Romano che entra in pericolosamente, il cross raso terra, il tiro sotto misura e la parata sicura di Polessi, palla gol ghiottissima per l'Aci Sant'Antonio, è stata sul destro di Garozzo, il destro di Alini, è uno schema, il tiro in corsa e la palla di poco fuori sulla sinistra di Mistretta, ha tirato da buona posizione se ho visto bene Ruscica. Quindi ha cercato di fatto di sorprendere la retroguardia avversaria, la formazione biancorossa con questo piazzato battuto rasoterra da Lini che ha messo di fatto nelle condizioni il numero 10 Calatino di tirare verso la porta avversaria, ma la mira stavolta è stata imprecisa. Il cross di Garozzo verso la tre quarti, nella zona di Gallo che stoppa il pallone, carica il destro Gallo, severa battuta, respinge Polessi e poi disimpegna in corner Bartoluccio. Una autentica fucilata, quella del destro caricato da Gallo che ha impegnato ancora una volta severamente Polessi. Bene ancora per Wally, linea di fondo, parte il cross troppo basso, messo fuori, raccolto da Lini che carica il sinistro, la palla è di un metro fuori. Battuta sicuramente insidiosa del numero 4 biancorosso che però di fatto non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta, ma sicuramente lodevole la intenzione di tirare verso la porta avversaria. La ripartenza veloce adesso con Garozzo che mette in movimento Romano, Romano sulla fascia destra va in dribbling, salta due avversari, entra pericolosamente in aria, la mette in mezzo e miracolosamente sotto porta, e Wally che mette la palla a fondo campo, ma pericolo grossissimo corso dalla retroguardia calatina nella circostanza, prodezza in dribbling di D'Urso che ha messo un signor pallone proprio in mezzo all'area avversaria. L'apertura raggiunge Ruscica, Ruscica attaccato da Abdullahi, attenzione, contrattacco dell'Aci Sant'Antonio pericoloso con Romano, Romano che si accentra, si porta in aria, il sinistro, la palla in gol, fa tutto da solo Romano e porta in vantaggio l'Aci Sant'Antonio. Autentica dormita generale della retroguardia calatina, incredibile, tutto questo al quindicesimo della ripresa. Ruscica contro Mistretta, l'arbitro fischia il destro di Ruscica, la palla che sfiora il palo e finisce a fondo campo, illusione ottica del gol, ma pregevole sicuramente la battuta d'interno collo destro di Enrico Ruscica. Il destro di Ruscica in aria, la palla che resta lì e gol, 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 autogol, autogol, autogol dei più clamorosi su, credo, intervento sotto misura di Genovese, e le Aquile Calatine riequilibrano le sorti dell'incontro. Dunque, traversone su punizione effettuato da Ruscica, la palla che finiva in mezzo all'aria, c'è stata l'involontaria deviazione di un difensore, non saprei dirvi esattamente chi. Tocca in maniera però imparabile il pallone per l'estremo difensore di Mistretta che si vede scavalcare proprio dalla sfera che si infila nell'angolino basso alla sua sinistra. Garozzo ancora per Cambria, linea di fondo, azione pericolosissima, coi pugni respinge, la palla messa fuori e adesso raccolta da Vittoria che sbaglia il massaggio, incredibile l'errore di Vittoria in questo frangente. Provenzano ancora per Vadalà, la palla in mezzo e poi il fallo netto da Tergo commesso da Tamburella che è entrato col ginocchio altissimo,
doppia ammonizione, viene espulso il centrale Tamburella per somma di ammonizioni e adesso c'è il triplice fischio del signor Orlandi. Dunque ribadiamo qui dal comunale di Aci Sant'Antonio, città di Aci Sant'Antonio 1, Aquila Galatine 1, è tutto, la linea torna allo studio.